cosa si fa per fare un evento in costiera? Ci si alza molto presto la mattina, perché avendo dei paesaggi meravigliosi, tutti vengono qui, ovviamente anche la nostra sposa. E quindi partenza alle 5 del mattino. Ora sono le 9 e noi siamo operativissimi. Mimì è una ragazza meravigliosa, dolcissima, ed è la tipica principessa. Quindi abbiamo cercato una location principesca. Peppe, un ragazzo di una fermezza, una dolcezza, un'intelligenza e una sensibilità che in pochi si trovano. È stato costruito tutto ricordando un po' i fasti parigini, perché la sala ti porta alla mente un po' una piccola Versailles. Chi ve lo fa fare a me di fare queste cose così difficili? I fiori si agganciano sopra a questa. E viene coperto questo qua, non fa niente. E poi devono scendere. E così abbiamo cominciato a costruire lampadari di cristallo con tanti fiori. Di queste ne dovete fare 120 per ogni lampadario. La sposa che è impaziente, vediamo cosa ci dice la sposa. Pronto? Queste qui perimetrali devono andare tutte alla stessa altezza. E abbiamo creato alzatine e le piccole coroncine. Gaetano, steggista di vecchio corso, ormai è entrata a far parte la squadra, invece ora qui abbiamo le steggiste dei nuovi corsi. Presentatevi veloce. Mary, Ilaria, Alicia. Alicia è proprio difficile a ricordarle. Allora, il tovagliolo piegato in tre parti, ok? Uno, due, tre. Centrate il menù, la lettera dovrà andare in questo vuoto, è studiata proprio per Giuseppe, Imma e le lettere qua. Buchino qui e il nome deve poggiare qua sopra e deve seguire l'inclinazione della lettera. Questo non è fatto con le candele così. Questo è fatto per tutte le candele dentro e ce ne devono essere anche di più della loro specie. Quello grande invece? E anche di più io ne metterei. Giovanni, Gaetano mi ha detto che ti avrei trovato tra i colori. Ho bisogno di divani che devono interpretare Mykonos su una spiaggia di Paestum. Sì, Cira, seguimi. Allora, parti! Siamo quasi arrivati. Io mi perderei in questi capannoni se non ci fossi tu. Eccoli i divani che... Ah, proprio stile, sembrano proprio di legno marino. Sono anche comodi? Allora mi siedo. Giovanni, allora questi ne ordiniamo 12 set. Quante ne vuoi, Cira? E con G&G Party Service non ci sono mai problemi di quantità. Mani nere, le bacchette di bambù per i profumatori d'ambienti fanno le mani nere. Uno qua e uno là, così sentono il profumo appena entrano, hai capito? Ora io e Alicia andremo a consegnare il bouquet delle damigelle e a sorpresa vedrete poi il bouquet della sposa. Tan 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 tan. Io vado? Siamo arrivati? Siamo arrivate! Che
cosa volete fare, non potete seguirci. Tableau, se togli un tavolino di qua, lo metti qua. Il tableau comunque è nato da un'ispirazione. Imma mi ha detto, costruiamo qualcosa ad hoc per il mio architetto. Pensando ai panorami sorrentini, ho sempre immaginato delle finestre. Ho utilizzato, ovviamente in piano, una grande opera architettonica, il Palazzo della Civiltà a Roma, che mi ha dato sempre la percezione di tante finestre sul mondo. Perfetto, qua. Così ha un concetto. Ok, fallo un po' più avanti. È perfetto qua. All'interno tanti cuori personalizzati con i nomi degli ospiti e la seduta a tavola. Divertente anche è stato interpretare il primo appuntamento. Peppe si è presentata all'appuntamento nascondendosi dietro un palloncino con un sorriso smile. Allora, non deve andare sotto sotto perché le persone si devono mettere qua dietro e devono farsi la foto. E qui ho realizzato una cornice floreale con tre palloncini a forma di cuore che potessero ricordare la leggerezza di quella giornata. Fabiana, mi raccomando, tu proteggi il fortino perché io ora vado al largo. Mi raccomando. Siamo pronti per andare in chiesa, seguitemi e ne vedrete delle belle. Nei vicoli di Sorrento, tanto colore, tanto calore. Ragazzi, come mi piacciono questi vicoli. Musica, musica. Viro mare quando è bella, spiro tanto siendo mienta. Ragazzi, non so parlare napoletano. Ed è stato scontato spingere i ragazzi a sposarsi in un luogo così romantico, perché Sorrento è romantica, Sorrento è. Sorrento è mare, colore, profumo e sapore. So take a breath and make the moment last. Mezzo chilo di aromi. Invece no, ragazzi, noi andiamo per un chilo di fortuna, che nella vita non deve mancare mai. La magnificenza della cultura sorrentina, l'intaglio. Siamo qui a Via Fuoro, che era la strada degli artigiani. Sì. E questo mestiere è da 200 anni. E il signore lo fa solo da 60 anni. Posso? Questo è uno dei più prestigiosi perché c'ha tre aperture. E questo è tutto? È tutto intarsio. È tutto intarsio. Tutto intarsiato. Questi qua venivano intagliati, poi ritoccati i volti. Perché diciamo con il traforo non si riescono a definire bene gli occhi, il naso e diciamo, perciò c'è anche una parte artistica un po' di pittura. Di ritocco, sì. E queste scatole sono tutte opere dell'azienda Gargiulo. Sì. Ragazzi, il treno dell'amore, chi mi ama salga a bordo. Un mercatino. È una confettata barocca. Limoges. Quante cose strane. Questi sono i vecchi ferri da stiro. Io già non amo stirare con quelli super leggeri di oggi, immaginiamo a stirare con qualcosa del genere. La donna è come la terra, a 20 anni è come l'Africa, semi inesplorata, a 60 anni è come la Siberia, tutti sanno dov'è ma nessuno ci vuole andare. The dreamer lives in you and me. Buongiorno. Buongiorno. Massimo, dobbiamo interpretare un evento romantico. Pensa che questa è una favola. C'era una volta. Quali sono i fiori che mi consigli per realizzare questo meraviglioso centro tavola? Allora, io ti consiglio diverse varietà di rose per creare armonia, un po' di pisello odoroso perché profuma, è quello che poi le donne hanno bisogno del profumo. Del profumo. Poi intanto per dare un pizzico di naturalezza con dell'edera e poi la corona che non può mancare per la regina. Una chicca. Massimo, allora ti lascio creare e ci vediamo dopo. Ok, perfetto, grazie.
questa composizione meravigliosa da favola. Sarà il centro tavola perfetto per i miei tavoli imperiali. Ma tu che sei tutto, le rose che significato hanno nel linguaggio dei fiori? Voi lo sapete che i fiori parlano. E in questo caso il colore rosa significa affetto. Massimo, io penso che abbiamo centrato l'obiettivo. Alla prossima! Alla prossima! Imma ha sempre immaginato un giardino incantato. Peonie, ortensie, rose inglesi, il tutto incorniciato da archi floreali di una bellezza straordinaria. Comunque la chiesa è venuta spettacolare. Beautiful, vero? Bello? Beautiful. Beautiful. Questi sposi li conosce bene? Giuseppe è cresciuto con me. Però non sta facendo la persona precisa. Ancora non si è cambiato. Ancora non si è cambiato. L'ho visto per strada che camminava molto disinvolto. Molto disinvolto. I testimoni, ho messo 8 sedie, ma ne sono 7, penso che lei è al corrente. No. E lei si troverà che devono firmare 7 persone. No, in realtà ne firmeranno solo 4. Però noi faremo mettere una firma a tutti. Che facciamo? Vediamo. Vediamo. Ora fai Tonia qua, metti il ventaglio qua. Questi signori sono dei miei fan. Sì, io aperta. Lui è aperta a me. Mi piacete tantissimo, scusatemi. Vogliamo approfittare di questa coppia? Abbiamo una bella foto a questi due. Abbiamo da fatto una foto da soli. Da soli. A prendere il riso. Vada a prendere addirittura riso. Impalmo ufficialmente, come vedi con la calamita, e praticamente sei lo sposo. Ora sono lo sposo. Ora sei lo sposo. Tu come ti aspetti, Imma? Secondo te ha pianto stamattina? Non lo so, penso di sì, poco. Poi ce lo facciamo dire dalla sposa. Esattamente tra 3 minuti devi stare castigato lì sopra. Sì. Ti avvi già? Okay. Tu devi stare attento. Ti dico solo devi stare attento. A cosa? A cosa? Deve arrivare una cosa, devi stare attento. La penna va sulla mensa dove sta il sacerdote. Ma in chiesa non ci va. Siamo a posto, poche volte. Invece tu lo devi poggiare sopra l'inginocchiatoio. Centrale. Ma come sei bravo, troppo intelligente. Voi state attaccate alle spose e firmerete sull'altare. Ok. Ci siete tutti, potete accomodarvi. Chiuditi questa giacca e vai sull'altare. Io mi annuncio a suon di campane. È teatrale questo ingresso? Sì, molto teatrale. Dove c'è? Wow, che ricordi! Ricordi? Ricordi? Dove stavamo? Ravello, la nostra prima uscita in televisione su Rai 1. Rai 1. Eri più giovane. Accomodati, ti prego. Wow, il cuore. Questo è il cuore pulsante bam, 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 dei Di Fiore fotografi. La prossima volta, gara di biliardino. E qui solito ci giochiamo il saldo con gli sposi. Ah, addirittura? Se vinciamo noi pagano il doppio. Se vincono loro pagano la quota normale. Senti, nella parte finale... Qui c'è la scrivania. In questa stanza cosa capita? Che bello, qui ci sono gli album. E questo è il balcone su cui fai le riprese. E ora ti racconto una chicca. Nella mia scrivania una parte guardo il computer e una parte guardo Capri. Che bello, che romantico, sempre. Ragazzi, sempre. E viva l'amore! Sempre. Vi hanno
hanno fatte tutte bionde, vi hanno fatto. Invece tu come sei? Ti hanno dipinto un po' biondo e un po' marrone. I loro paggetti e le damigelle hanno portato all'altare una frase speciale spezzettata su tanti palloncini, solo per sempre. Ragazzi, manteneteli, questo è tuo eternamente. Aida, questo è tuo. L'angolo della posta è un momento dove io leggerò i messaggi che mi arrivano dai futuri sposi e c'è scritto Marisa da Salerno. Cira, solo tu puoi darmi il consiglio giusto. Il mio futuro marito e io siamo molto legati a una citazione dal libro Così parlò Bellavista, per questo il tema delle nostre nozze saranno delle ali d'angelo. Ma quale potrebbe essere la bomboniera giusta per il nostro sì? Cara Marisa, posso proporti la linea Angels di Emu Italia. È una linea esclusiva composta da raffigurazioni di piccoli angeli realizzate in preziosa porcellana e rifinite con arte in ogni dettaglio. La collezione Angels comprende 4 diversi soggetti: l'angelo dell'amore, l'angelo della casa, l'angelo della rivelazione e l'angelo sognatore. Ciascuno disegnato con maestria e contraddistinto da caratteristiche differenti. Non solo cado di nozze, ma significativi ricordi d'amore, perfetti doni per le persone che vi stanno a cuore e con le quali condividerete uno dei giorni più importanti della vostra vita. Perché ricordate, Emo regala sempre emozioni. Quando dovevamo fare l'ingresso in sala ero preoccupata perché Peppe alla presentazione della simulazione ha reagito bene, invece Imma, che è come San Tommaso, è stato difficilissimo avere la sua fiducia. Wow! Sembrava che dovesse essere pienissima, affollatissima, invece è una piccola Versailles. Tante piccole corone regali. E penso che questi lampadari floreali sono una chicca, sono uno spettacolo. Allora, questo è il tavolo vostro. Non te l'aspettavo. Come? Non no, te l'aspettavo, no, nel senso, ragazzi, non che non me l'aspettavo, perché io conosco bene la tua bravura professionale, però vederlo non realizzato... Non tanta bellezza.
Allora, il vostro tavolo è Le Corbusier, perché dobbiamo dire che in onore del futuro sposo, oggi sposo, praticamente abbiamo dato a questa mise en place tutti i nomi di grandi architetti e su ogni menù c'è anche la descrizione o una frase tipica che hanno espresso questi grandi. Il segnaposto con l'iniziale del nome di ogni ospite. Allora, io vi ho consegnato la sala, i lampadari ci sono, le candele ci sono, i segnaposti ci sono. Noi ci siamo. Voi ci siete, gli ospiti sono andati alla grazie, grande. Grazie, Gira. E ora ci dobbiamo solo divertire. Devo pensare cosa proporre a Mergi per il momento musicale. Qualcosa di dolce, ritmato, divertente. E qualcuno che parli in inglese. Buonasera, signorina, buonasera. Raul della Raul Swing Orchestra. Ma i confetti, di cosa sono fatti? Cire, i confetti sono fatti di mandorla, mandorla pelata, mandorla naturale, possono essere rivestiti di uno strato di cioccolato per renderli più golosi e poi avvolti in un sottile strato di zucchero. Lo zucchero aiuta anche a preservare il prodotto e se colorati arricchiscono la festa. Ci teniamo ad aggiungere gli ingredienti naturali, i nostri colori sono adatti a tutti, anche al consumo dei bambini, perché vogliamo che il prodotto sia appunto destinato a tutti, ma proprio a tutti.